sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video e prima di iniziare il video apro una piccola parentesi, cioè guardate le sopracciglia. Cioè, sono stupendissime proprio, me l'ha fatta una mia amica, questa ragazza tunisina che abita sopra casa mia, cioè il secondo piano, del quarto piano, l'ultimo piano, insomma. E mi ha fatto le sopracciglia, cioè guardate, mi piacciono veramente da impazzire. L'ha fatta ieri mattina. No, mi piacciono veramente tanto proprio, pare che sono incazzata. Pare che sono incazzata, però no, mi piacciono veramente tanto e mi piacciono anche come mi stanno, perché veramente, ragazze, io non ce la facevo più tutta l'estate, mi sono lasciata andare col fatto che non mi truccavo, perché comunque sudavo, le sopracciglia sta lì col caldo che sgrondavo, levavo i peletti, non ce l'avevo voglia. E quindi dico, va bene, quando ricomincia l'inverno, insomma l'autunno, settembre, così me le faccio rifare. Infatti me le sono rifatte rifare. E ovviamente, come si dice, ovviamente non, essa me l'ha detto praticamente, ovviamente questi peletti qua non li devo toccare, però appena mi cresce qualche peletto qua sotto, qua sopra, insomma, vado lì, me lo levo da sola, non è che ogni volta vado da lei, tanto la forma è sempre quella, queste rimangono così ferme lì, mi crescono solo i peletti, ecco qua sotto, qui sopra, io vado lì e me li levo. Niente, dopo oggi ho messo la matita, mi è venuta male, ok, identiche come me l'ha fatta ieri, e quindi sono stra felice di questo. E infatti, come avete visto ieri nel video, l'ho preso con la palettina apposta per farmi, ecco, le sopracciglia. Dopo quel bianco lì che avete visto d'ombretto, lo metto proprio qui sotto, qua sopra, e a posto. Adesso, vabbè, stamattina non ho usato quella, ho usato la matita già che c'avevo con le sopracciglia, con la spazzolina, e basta. Comunque piace veramente tanto. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace come mi stanno oppure no, e se vi piace questa forma un po' che va proprio a punta così e scende giù, quindi fatemi sapere sia come mi stanno, se questo tipo di sopracciglia così, il modo in cui sono fatte, se vi piacciono anche, e che porti comunque alcuni di voi e l'avevano già visto le foto su Instagram e su Facebook. Ok, bando alle ciance, iniziamo subito con il video tag. Allora, questo video tag si chiama C'era una volta tag infanzia. L'ho visto dal canale Gli Scleri di Maridò. Però è stato ideato da Lonely Boy, se si pronuncia così, non lo so, scusami. E niente, cominciamo subito. Prima domanda: la tua favola preferita perché? La mia favola preferita? Io vado sempre sui cartoni della Disney comunque, perché altre favole non lo so. Dico, allora, a parte che a me piacciono tutti, come sapete, sono amante dei cartoni animati della mia epoca, diciamo, e mi piacciono veramente tanto, e tutti quanti. Volevo dire La Sirenetta, perché comunque La Sirenetta, anche quella è una favola molto che mi piace davvero tantissimo, perché io sono amante delle sirene, cioè il perché per quello, perché sono amante delle sirene, ecco. Però vi dico La Bella e la Bestia, mi piace veramente tanto, perché comunque, perché su ogni cartone alla fine ci sta una morale, no? Come su tutte le cose. E quindi c'è un perché dietro a un cartone animato, no? Ovviamente no, quelli stupidotti che c'è su adesso, io dico quelli di una volta, come La Bella Bestia, Sirenetta, La Bella Addormentata nel Bosco. Allora, La Bella e la Bestia perché comunque parla di amore, di Bella, insomma, che si innamora della bestia, no? Anche dell'aspetto che ha, che ovviamente è trasformato, però comunque non è bello, no? Insomma, la bestia non era bella, quindi lei si innamora, oltretutto, cioè, è che lei si innamora. Quello che mi è piaciuto di più, secondo me, il succo della storia vuole far capire che bisogna andare oltre le apparenze e quindi non soffermarsi solo sull'aspetto fisico o solo di come si comporta un attimo all'inizio una persona quando la devi conoscere meglio. E quindi lei si è innamorata proprio del suo carattere, capito? Che l'ha fatta innamorare, secondo me è questo. Quindi dico La Bella e la Bestia. Quindi andare oltre, capito, le apparenze. Non solo dire, ma quello è brutto, no, però poi standoci insieme, ti è simpatico, ci vai d'accordo e la bruttezza comunque te va via, diciamo, no? E per te è bello. E quindi è questo, secondo me, la mia visione, da come la penso io, da come la vedo io. Seconda domanda: ti piaceva impersonare i personaggi delle favole? Se sì, quali? Allora, delle favole no, però del cartone animato Sailor Moon sì. Non dico favole perché, ragazzi, non interpretavo, però di Sailor Moon sì, mi ricordo che stavo in camera mia e io avevo comprato proprio il cuore, quello di Sailor Moon che aveva qui, e il bastoncino, quello con la luna, non mi ricordo come si chiamano adesso,
insomma, quello per Mazza i Must, io facevo, ah sì, l'ormone, insomma, cantavo e facevo finta che ammazzavo i mostri, queste robe, col cuoricino lì che lo toccavo, che lei lo tocca, no? E fa, si trasforma, quello che è. E comunque c'è l'ormone. Terza domanda, qual era un punto di ritrovo nella tua città, paese, dove andavi per incontrare i tuoi amici d'infanzia? Io non andavo, non c'è un posto fisso dove andare. Andavamo sotto il porticato di casa, che noi dopo di lì giocavamo a calcio, pallone, a basket, che c'era un cesto, ci avevano messo i nostri genitori nel muro, giocavamo a basket, tutte robe così, a nascondino, a chiapparella, insomma, tutti i tipi di giochi immaginari possibili che c'erano all'epoca, che ormai spariti quasi tutti. Che tanto adesso, oggi, tutti con i cellulari, tutti con la tecnologia, tutti, cioè, tutti chiodati lì, però tutti rincoglioniti lì, insomma. Però c'eravamo un muretto proprio lì davanti al porticato, quindi all'inizio ci ritrovavamo tutti in questo murettino qua e poi dopo si decideva che gioco fare, ecco. Quarta domanda: triggers preferiti, quali ti piacevano di più? Preferivi ascoltarli in momenti specifici? Allora, scusate la mia ignoranza, ma si scrive triggers, penso che si legga triggers, come tipo tiger, la tigre tipo, no? E sì, triggers non so cosa siano. Non so cosa sono, quindi a questa domanda non posso rispondere. Qua dice però preferivi ascoltarli in momenti specifici, però che dice ascoltarli, quindi si vede che era un gruppo di musica o qualcosa, non so, però io non l'ho mai sentiti e non so che sia, non so cos'è, se è un oggetto, è delle persone, dato che dice che piace ascoltarli, quindi non ve lo so dire, mi dispiace, quindi non rispondo a questa domanda. In caso sotto nei commenti fatemi sapere se qualcuno di voi sa cosa sono i triggers, se me lo può scrivere sotto al video. I commenti almeno non so cos'è, o so cosa sono, chi sono, non so. Quinta domanda: il tuo più grande sogno, come ho detto sempre anche su tutti gli altri tag, c'è sempre questa domanda di mezzo, tanto è sempre quello che è il mio sogno, vabbè, sogno, insomma, di trovare un lavoro, di sistemarmi anche con il mio ragazzo, di andare a convivere insieme a mio figlio, vivere felici e contenti. Sempre quella, ormai a posto fatto, sempre quella la storia. Sesta domanda: la materia che ti piaceva di meno, parlane. Matematica, non la sopportavo proprio, ne parlo ma non c'è niente da parlare, non mi piaceva e basta, proprio non mi c'entrava proprio nella capoccia, cioè nella testa, non mi c'entrava proprio, non, boh, proprio zero. L'unica roba che sapevo fare di matematica, i problemi pure pochetto, mica tanto, 3 ore per capire che operazione ci andava, e le espressioni, quelle mi piacevano tantissimo, quelle sì, se no per adesso proprio matematica non mi piace. Settima domanda. Cosa eviteresti di fare se potessi tornare indietro nel tempo? Perché allora io non ci ho pensato tanto quando ho scritto questa domanda, ma sinceramente non ho trovato niente in cui io devo tornare indietro per evitare un qualcosa. Sinceramente, se vedi che quello che ho fatto l'ho fatto, non ho sbagliato, in modo giusto comunque l'ho fatto, quindi io farei tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho fatto nel mio passato, quando ero più piccola, eccetera, quindi non cambierei niente, lascerei tutto così. Il destino ha deciso questo e questo, quindi non cambierei niente. Ottava domanda, mi ero persa, scusate. Quando mai? Ti è sempre scusate, tossina. Ti è sempre piaciuto il tuo nome? Se no, quale avresti voluto avere? Sì, mi è sempre piaciuto il mio nome, non perché il mio, ma io ho visto tante persone che nessuno è contento dei propri nomi, che hanno dato i propri genitori, invece sì. Perché è un nome strano, tutti mi dicono infatti, chi mi, insomma, comincia a conoscere la prima volta, dice cacchio che nome, cioè ci rimangono, anche quando vado a fare le visite, come ti chiami? Greta, Isabel, cioè è un nome spettacolare, a me piace veramente tanto. Greta se ne sente tante, delle persone, delle ragazze, ma Greta Isabel, penso che esista solo io in questo pianeta Terra, non penso che c'è un'altra persona con Greta Isabel insieme, cioè può essere Greta singola o Isabel singolo, ma insieme io ancora non l'ho mai sentiti, a parte me. E a parte questo, però mi piace veramente tanto, 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 tanto. È che un nome strano, non c'è nessuno e mi piace. A parte quando mi chiamano Greta Garbo, vabbè. Allora, nona domanda. Mostra un oggetto legato alla tua infanzia e se ti è possibile facci del tapping in stereo mode. Purtroppo io non ho nessun oggetto che riguarda la mia infanzia, ho perso tutto, perché ho perso tutto e quindi non c'ho proprio niente, non so proprio cosa farvi vedere, niente, zero, anche perché poi abbiamo fatto cambio di casa, quando stavo in casa dell'A 3 anni fa, che è qua davanti quasi, di solo attraversare la strada e sei arrivato,
dopo siamo venuti qui e io perché ho cominciato a fare i video su YouTube quando stavo qua, in casa questa qui dove vedete adesso. E 3 anni fa, ripeto, stavo in un'altra casa e lì ce l'avevo degli oggettini, cose varie dalla mia infanzia, ma dopo scasando ho perso proprio tutto, cioè niente, quindi non vi posso far vedere niente. Decima domanda. Parla di un momento nostalgico del passato. Oddio, questa non ci ho pensato. Oddio, io non è che ho tutti questi momenti del passato. Cosa vi posso parlare? Quando stavo con l'ex mio, per esempio, che mi ha lasciato, che ci ho sofferto. Che cacchio ne so, del passato, quando ero fiola, quando facevi discussioni, che ne so, con gli amici tui, e ovviamente te ci mettevi a piangere, che eri piccola, ti dispiaceva o c'eri rimasta male per un qualcosa che ti avevi detto, ma posso dire caso, no, perché a me viene in mente, per questo vi ho detto queste cose, però adesso che ho venuto in mente, casomai, i momenti nostalgici che ho avuto quando ho sofferto, che ho fatto tempo fa anche su YouTube un video sul bullismo, del fatto dell'obesità, eccetera, di quando ero piccola, che mi prendevano in giro perché ero grossa, che ero ciccia, eccetera, eccetera. Queste robe qui, nostalgico, che ho sofferto veramente tanto, casomai, ecco, che è venuto in mente su questo. Undicesima domanda, e l'ultima perché la dodicesima dice tagga chi vuoi. Da piccola preferivi la voce di quale genitore? Spiega il perché. Ah, Adè, l'ho capita che io prima quando ho scritto la domanda dico: che cazzo gli dico ai miei iscritti? Non lo so. Perché da piccola preferivi la voce di quale genitore? Dico: cacchio, che domanda è, no? E invece no, che preferivo la voce di più di mia madre o di mio padre? Preferivo più di quella di mio padre. Perché mio padre è un tipo. Allora, se si incazza per me, cioè, fa pure paura. Però io sono una. Quando ero fiola, gli rispondo, io ho sempre risposto a mio padre. E anche quando ero piccola, poi tempi mia pure rispondevi in genitore, te gonfiava le botte. Però mi pare rispondevo, dopo vabbè, dicevo sempre scusa, chi rispondevo tipo male, no? Dipende di quello che mi diceva, insomma. Mia madre invece no, mia madre c'ho pure proprio a bestia, proprio un bel po', perché poi mi urlava, insomma, io c'ho pure tanto degli urli quando ero piccola. Ho fatto caso che anche Willy ha stesso caso mio, pure lui un pochino. E di mare c'avevo paura tanto perché urlava, eccetera, eccetera. Quindi, se a parte io ero sempre buona, buona, da piccola non ho avuto mai modi. Però, quando ci stavo, mia madre urlava, insomma, c'avevo paura proprio di mamma. Quindi, preferivo molto di più la voce di mio padre. Molto, molto di più. Allora, la dodicesima domanda dice: tagga chi vorresti assolutamente che lo facesse. Poi precisa che, però, il tag è rivolto a tutti. Allora, questo qui è da me quando dice. Però precisa il tag rivolto a tutti, perché ogni volta che faccio un tag, come già ho detto sempre, quando non dice tagga a, per esempio, quando non dice tagga a 5 persone, io tagga a tutti, come sempre. Però dato che qui dice tagga chi vorresti assolutamente che lo facessi, quindi taggo a Cristyle, Daisy Makeup 90, Emanuela, Swirl Vanilla, tesoro, Swirl, non lo so, Auclida, e Yaya Makeup, tag a voi sei ragazzi, ragazze. Io niente, il tag finisce qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, spolliciate questo video. Solo video, se volete, mi commentate e fatemi sapere cosa sono questi Tigers. Tigers, anzi, Tigers, no, Tigers, Tigers, che non so cosa sono o chi sono, non so se è un oggetto delle persone. E niente, io vi saluto. Vi mando un bacio grandissimo. Ci vediamo presto al prossimo video. Ciao.